Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi continuiamo le nostre lezioni di filosofia e concludiamo il ciclo dei fisici pluralisti. Dopo aver parlato di Empedocle ed Anassagora, oggi tocca a Democrito, che occupa sicuramente un ruolo centrale fra questi filosofi. Democrito nacque ad Abdera e sviluppò i concetti della scuola atomista, fondata da Leucippo di Mileto. Per comprendere Democrito è infatti fondamentale comprendere il concetto di atomo. Gli atomisti identificano l'essere con la materia e il non essere con lo spazio vuoto. La materia, secondo gli atomisti, è costituita appunto da atomi, particelle invisibili, indecomponibili e indivisibili. La parola atomo significa infatti proprio questo, che non si può dividere. La nascita delle cose è data dall'aggregazione di atomi, mentre la morte è la loro disgregazione. In quanto aggregazione di atomi, tutti i corpi sono soggetti al divenire. Solo gli atomi sono eterni. Essi sono qualitativamente uguali perché tutti costituiti dalla stessa sostanza, ma quantitativamente diversi per grandezza e forma geometrica. Veniamo ora al movimento degli atomi. Gli atomi volteggiano liberamente con un movimento spontaneo ed eterno, ovvero si muovono per forza propria, urtandosi continuamente, talvolta attaccandosi e talvolta distaccandosi, determinando così l'origine delle cose. Per Democrito è proprio il caotico volteggiare degli atomi la causa dei vortici, in cui le particelle più grandi scivolano verso il centro, mentre quelle più piccole sono respinte verso l'esterno. Il concetto di atomo è declinato dallo stesso Democrito in vari ambiti. Veniamo all'anima. Anche l'anima, secondo questo filosofo, è costituita da atomi, perciò non è immortale, ma è destinata a dissolversi come il corpo. Gli atomi che la compongono sono piccoli, lisci, sferici e molto mobili. L'ambito della conoscenza. Secondo Democrito, lo strato più superficiale di ogni cosa è composto da atomi leggerissimi che producono gli effluvi, di cui, come ricorderete, aveva già parlato Empedocle. Questi si espandono nell'aria e colpiscono i sensi, imprimendovi l'immagine delle cose. Perciò le sensazioni sono il prodotto dell'urto tra atomi e organi di senso. La conoscenza sensibile è superficiale e parziale, variabile e soggettiva. Solo la conoscenza razionale può comprendere la vera natura delle cose. Infine, Democrito si occupa anche di etica. Egli sostiene che il fine della vita è la felicità, che consiste nella ricerca dei piaceri dell'anima e non dei piaceri dei sensi. Ciò che rende felice l'uomo è la rettitudine, non il potere o la ricchezza. L'etica di Democrito si basa sull'interiorità dell'uomo, il quale non solo non deve commettere azioni ingiuste, ma non deve volerle commettere. L'uomo deve seguire il bene e la giustizia, agendo in armonia con se stesso. Bene, ragazzi, con Democrito abbiamo chiuso il ciclo dei fisici pluralisti. Io vi ricordo che per eventuali dubbi o lacune, e per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o il nostro indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi aspetto per la prossima lezione. Un saluto da Francesca.